Eccoci qua, incominciamo a parlare di Animali Fantastici, Crimini di Grindelwald con gli spoiler. Benvenuti in questa nuova recensione. Già dovrebbe essere uscita la recensione senza spoiler, con un occhio un po' più cinematografico, invece qua sarò proprio un fan di Harry Potter e andrò a snocciolare cosa non funziona nel film, perché penso già lo sappiate, il film non mi è piaciuto. I commenti qua sotto saranno liberamente spoiler, mi raccomando, se non avete ancora visto il film state alla larga da questo video e anche dai commenti, mentre vi ricordo nell'altro video, quello senza spoiler, di segnalare e segnalarli. Non mi perdo in ulteriori chiacchiere, aspetto i vostri commenti sulle varie questioni che andrò a snocciolare, qua sarò proprio specifico. Vi invito ad andare sempre in descrizione a guardare i link dei social, Facebook, Instagram e Telegram, iniziamo. Partiamo dal discorso del patto di sangue tra Grindelwald e Silente. Il loro rapporto, molto importante, è stato buttato un po' lì. Nulla da dire perché magari lo approfondiranno più avanti, però sinceramente mi aspettavo già qualcosa in questo film e non l'ho avuto. Il rapporto tra Grindelwald e Silente è molto particolare. Hanno fatto intendere l'amore tra i due personaggi, secondo me anche in maniera giusta, ponendolo nella maniera più normale possibile e la cosa mi è piaciuta, è stato uno dei pochi momenti in cui ho visto un po' d'anima nel personaggio di Silente. Però hanno fatto sto patto di sangue, ok? Perché loro due volevano, diciamo, fare del bene nel mondo magico e hanno fatto questo patto di sangue dove che diceva appunto che non si sarebbero mai potuti scontrare. Ma allora si sa che la sorella di Silente è morta mentre Grindelwald e Silente stavano duellando, ok? È una cosa scritta nei libri e, se non sbaglio, detta anche nei film. Com'è possibile quindi che, siccome questa cosa avviene dopo il patto di sangue, perché sono molto più vecchi, quando invece fanno il patto di sangue sono giovani, com'è possibile che hanno duellato se avevano il patto di sangue? Ecco un errore di continuity, cioè questa cosa non si può risolvere. Molti dicono: ah, hanno fatto il patto di sangue dopo, non tornano intanto le età. E poi cosa fai? Il patto di sangue dopo che a causa del duello la sorella di Silente è morta? C'è qualcosa che non va. Questo è proprio un errore di continuity. Spero lo spiegheranno, ma per ora non ha spiegazione. Il discorso del quarto fratello di Silente, cioè Credence, l'Obscuriale, è il quarto fratello Silente, ora non mi ricordo neanche più il nome, ma ha senso? Di Silente è stato veramente detto tutto. Il passato di Silente è stato sviscerato nel settimo libro e nel settimo film. Cosa cavolo mi vai a tirar fuori una storia che si vede palesemente che l'hai scritta dopo apposta? Il quarto fratello Silente. No, non ha senso, non ha senso per tantissimi motivi. Ed è una cosa così appiccicata dopo con lo sputo, si vede palesemente. E sinceramente non mi ha creato, questo colpo di scena non mi ha creato hype, non mi ha creato niente, non mi ha creato emozioni. Non c'è motivo di esistere per un quarto fratello Silente. Lasciate in pace quella povera famiglia. Molti dicono: ah, in realtà è stato Grindelwald a dire così a Credence, ma in realtà non è vero. Ok, però che colpo di scena è? Mi sviluppi un film solo per far capire che sto qua è il quarto fratello Silente? E poi è una farsa? Mi sembra veramente una brutta cosa. Quindi, sinceramente, non mi spiego come una cosa così importante, un quarto fratello che è entrato nei ranghi di Grindelwald, mi spiego come questa cosa, in tutto quello che è stato raccontato di Silente, non sia mai uscita. È impossibile, è veramente una forzatura. E già qui c'è un problema. Poi non parliamo dello sviluppo del personaggio di Credence, che il fatto che è un Obscuriale. Nessuno se ne ricorda più. Bellissima cosa l'Obscuriale, un nuovo tipo di essere che per me aveva una potenza emotiva enorme. La sua pericolosità, il suo essere potente viene fatto vedere solo alla fine che tira giù mezza montagna con un colpo di bacchetta. Però, cioè, ci siamo scordati che è un Obscuriale, cioè, diciamo qualcosa di più su di lui. È un personaggio che, così, è importantissimo, ma la sua importanza viene fatta capire solo alla fine. Ah, sei il fratello di Silente. Rendiamolo un po' più importante questo personaggio, non facciamolo arrivare così all'ultimo, alla fine. E sinceramente la cosa non mi è piaciuta. Lo scopo del film è far sì che Grindelwald riesca a convincere Credence ad entrare nei suoi ranghi rivelandogli il suo passato. Cioè, quanto scontata, quanto semplice, quanto già vista 7802 volte questa cosa. Veramente Credence si fa fregare così, si fa abbindolare in maniera così
semplice. Non c'è neanche una reale motivazione per il quale lui debba diventare così cattivo. Non viene spiegato, è un personaggio chiave che non viene voluto. E come ho detto, il film crolla completamente perché lo scopo è proprio questo. Grindelwald che deve cercare di portare con sé questo obscuriale perché è potentissimo e lo fa rivelandogli questo incredibile segreto di Silente, del quarto fratello Silente. Se ci pensate, e se voi pensate a tutto quello che succede nel film, è tutto pensato per questo colpo di scena, che però non funzionando fa crollare tutto il resto che già non era poi così interessante. Cosa me ne frega di tutti quegli intrighi con Lita Lestrange, del fratello scambiato, che è lui, che non è lui? Ancora dobbiamo fare leva per forza sui legami di sangue? Mi sembra una cosa un po' sorpassata ormai nel 2018. La scena iniziale dalla fuga di Grindelwald è una delle poche che mi ha veramente emozionato. Fino a che poi non arrivano nella carrozza. Lì è il delirio, anche la regia comincia a sbarellare, a diventare confusionaria. Ci sono pochissimi momenti che mi hanno emozionato così tanto in questo film, che vivono però del passato, dell'aurea che permea tutto il mondo di Harry Potter e non vivono assolutamente della bellezza del film. Quella scena lì iniziale ti stupisce perché è all'inizio, perché ancora non sai cosa c'è dopo, e ti stupisce perché senti tutti che urlano Grindelwald, Grindelwald, e ti emozioni perché ti ricorda un po' tutto quello che sai già sul personaggio, tutte le emozioni che ti ha già dato. Però poi la magia finisce subito. E anche Grindelwald, che evoluzione ha? Lui esce di prigione già con una scena che ha molti problemi a livello proprio di sceneggiatura. Ogni tanto qua e là si fa vedere, avvicina alcuni personaggi, fa un po' di cose a caso, e poi tutto è tutto in funzione di quella scena finale dove si mette lì con quella platea. Chi sono quelli lì? Perché non hanno spiegato come agisce Grindelwald, su chi punta, su che personaggi punta? Hanno cercato un po' di introdurre il suo modo di agire, dicendo che vuole solo puro sangue, ma perché li vuole? È un villain diverso Grindelwald da Voldemort. Voldemort è molto più esagerato, è un villain molto più cieco, invece Grindelwald è molto più terreno, molto più materiale, è quasi un villain politico, possiamo dire, che agisce come un politico. Spiegatela bene sta cosa, non buttatela lì a caso facendo sembrare Grindelwald uno che raccoglie le folle perché sì. Quella scena lì è imbarazzante, con gli Auror che arrivano, poi lui tira fuori sto fuoco blu che ammazza tutti, cioè, ma un minimo di senso, un minimo di logica. Sono proprio cose forzate che vengono messe lì e lo spettatore se le deve buttare giù senza chiedersi il perché, e a me questa cosa non va bene. Johnny Depp, mentre Grindelwald fa il suo grande discorso, dà una forza enorme a questo personaggio, e per fortuna è l'unica cosa che lo rende un minimo interessante, perché sennò è piatto, è veramente un personaggio non spiegato, che non viene fatto capire allo spettatore. Nagini, per fortuna i danni sono stati contenuti, cioè ti viene spiegato che è un maledictus, che praticamente poi diventerà in tutto e per tutto un serpente. Perché diventa cattiva? È buona la fine del film, se non mi ricordo male. Quindi, sinceramente, mi aspetto poi qualcosa nei prossimi film. Non mi interessava tanto sapere del passato di Nagini, ce l'hanno buttata lì e devo dire che è una delle cose che può anche andare bene. Di poco interesse, ma può anche andare bene. E poi sul finale tutti quei cambi di rotta. Queenie, non parliamo del rapporto tra Kowalski e Queenie, che mi ha devastato. Erano dei bellissimi personaggi rovinati. Lei che alla fine diventa cattiva con Grindelwald solo perché non gli lasciano sposare Kowalski, quando in realtà Grindelwald non sarebbe contro quel matrimonio. Io proprio non riesco a capire questa cosa. Queenie, che è un personaggio comunque bravo, puro, è diventato cattivo senza un'effettiva evoluzione? E vogliamo parlare del loro rapporto assurdo buttato lì, di quello che fanno durante il film, che non ha veramente senso. Li hanno voluti proprio inserire a forza. Kowalski che non fa ridere. L'unica scena leggermente divertente è quando va da Nicholas Flamel, altro inserimento di fanservice non richiesto, che non ha assolutamente senso, ma anche quello che poi fa alla fine Nicholas Flamel. Cioè, quella scena lì tra Kowalski e Flamel fa un po' ridere perché lui gli spezza le dita perché è vecchissimo, ma quando gli fa vedere nella palla
diciamo, il futuro, lì la proprio la messa in scena diventa imbarazzante, ridicola, velocizzata, spiegoni enormi, spiegazioni veloci e rapide per arrivare a una soluzione perché non sapevano in che altro modo un po' più interessante arrivarci. Ci sono poi piccoli errori di continuity sui quali si può anche passare, ad esempio la McGranit che non dovrebbe essere lì, che viene buttata come comparsa. Dico, ma basta, mostramela un po' meno, non farla passare lì come una comparsa. Cioè, che senso ha? Oppure il discorso di Fanny, della Fenice, che anche lì c'è qualcosa che non torna. Piccoli errori, ci si può passare sopra, ma un fan comunque li nota. Visto che il film poi non è così bello, non ci passa neanche sopra. E poi tutto il discorso di Lethal Estrange, di quel personaggio, Yusuf, come si chiama, che arriva, e che quindi tutto il discorso del padre, l'Estrange, che aveva varie mogli, il passato di questa Lethal Estrange, così cattiva di natura, che alla fine poi si sacrifica. E anche lei è un personaggio continuamente contraddittorio. C'è anche un po' fanno capire un amore con Newt, buttato lì a caso. Ce la fanno in questo film a creare un personaggio che funzioni? No, non ci riescono. Il personaggio di Lethal Estrange viene inserito a forza per inserire questa dinamica dello scambio di fratelli, dello scambio di neonati. Lei, poverina, l'hanno resa un personaggio malvagio, per una cosa che ha fatto da bambina, e questa cosa ci poteva stare, però non l'hanno resa bene, non gli hanno dato il giusto valore psicologico, il giusto, non so come dire, non l'hanno spiegata bene, l'hanno buttata lì. Hanno detto: questa ha fatto una cosa cattiva, ma da innocente, e si porta dietro questo fardello, e quindi è un personaggio che è sempre rimasto un po' crudele. Però alla fine gli facciamo fare una cosa eroica, così a caso. L'attrice è stata anche brava a rendere le sfumature di questo personaggio, che però sono sfumature piatte. E sinceramente, dare tutto questo passato particolare alla famiglia Lestrange, poteva essere interessante. Come ho detto, ci sono molte idee di base che sembrano interessanti, ma sono state veramente mal sfruttate, perché poi si riduce tutto a un casino incredibile di giochi, di parentele che sinceramente non interessano più di tanto, risultano anche complicate e malsanamente proposte. Il personaggio di Yusuf, che arriva così a caso, che praticamente vuole vendetta, è proprio un espediente, che poteva essere scartato. Serve solo per creare lo scambio tra i bambini. E poi mi hanno fatto notare una cosa: se Credence è il quarto fratello silente ed era sulla barca, sulla nave, ed è stato scambiato, ok? Ed è sopravvissuto, i genitori ai quali è stato portato via, chi sono? Sono i genitori di Silente? Sono degli altri genitori? Quindi che fine ha fatto questo quarto fratello Silente? Devono spiegarcelo, se no manca una spiegazione. Il personaggio di Tina, Porpentina, non pervenuto, cioè in questo film non fa praticamente niente. La love story tra lei e Newt viene liquidata con quella scena lì messa anche a caso in un momento di azione. E che senso ha? Era un personaggio protagonista e si vede pochissimo e agisce così, senza troppe spiegazioni, fa parte del ministero e quindi sì, può fare quello che vuole, si trova a Parigi. Tutti i personaggi si trovano a Parigi perché sì. Altra cosa che non mi è piaciuta è che non hanno spiegato il mondo magico di Parigi, cosa che era molto bella nel primo capitolo, dove spiegavano il mondo americano. Il mondo di Parigi viene buttato lì così a caso, e una cosa principale che funzionava nel primo film, qua non ci puntano proprio minimamente. Errore, secondo me, gravissimo. Poi hanno fatto capire che Grindelwald è cattivo facendogli uccidere un bambino, ma per favore, ma che brutta quella scena, che banale. Ma ci sono tantissime altre scene che non funzionano, con piccoli errori, anche la scena in cui vanno in quegli archivi, lui, cioè Newt e Tina, che quella tizia li fa entrare così a caso perché dicono di essere delle altre persone. E poi dopo li guarda storto e li insegue e li scaglia contro quelle specie di bellissimi gatti con gli occhioni che sembrano quasi finti, usciti da un videogioco. Cosa positiva, mi è piaciuto proprio come hanno costruito tutti gli animali fantastici, quello l'ho detto. Anche quella scena lì ha poco senso, è una delle poche scene d'azione che però ha veramente poco
poco mordente. Parliamo ancora un attimo del personaggio di Silente per concludere. Se ci pensate, non è rispettato per niente. Cioè, lui è vero, è sempre stato una persona che cercava di controllare le persone come pedine, ma lo faceva perché sapeva che quello era il loro destino. Silente ha sempre, tra virgolette, controllato, io direi più guidato Harry Potter, perché sapeva quale doveva essere il suo destino. Ma voglio ben vedere se Silente è uno che convince subdolamente delle persone ad agire contro il loro volere, come fa con Newt Scamander, costringendolo quasi praticamente a, perché lui non può lottare contro Grindelwald, ad affrontare Grindelwald e quindi a scappare e ad andare contro il ministero che gli aveva detto di non poter fare viaggi in altri paesi. E lì è proprio proposto in maniera sbagliata, si vede che vogliono cercare di rispettare il modo di agire di Silente, ma non lo riescono a comprendere e sbagliano e non rispettano il personaggio di Silente, che non è una cosa da fan questa, perché il personaggio di Silente l'abbiamo conosciuto in ben 7 film e sappiamo com'è, e non, questo Silente di Jude Law non è in linea con quello che abbiamo visto negli altri film, assolutamente no. Sì che è più giovane, può compiere più errori, ma è anche un personaggio molto cioè Silente era il classico tizio che cerca sempre di essere spiritoso, ma in realtà dentro ha tante cose, ha tanto da dire e riesce a dirle nei momenti giusti. Invece questo personaggio di Jude Law è un Silente che subisce, che è triste, che fa parte, che non so come dire, esce fuori solo nei dialoghi, nelle spiegazioni. È un Silente che viene guardato e basta, che viene usato come nella narrazione, senza però essere poi evoluto, senza dire qualcosa di più su di lui. Lo vanno a trovare ogni tanto, si fa vedere lui ogni tanto e gli chiedono delle spiegazioni e gli chiedono qualcosa, ma lui non ha modo di agire effettivamente sulla trama, subisce solamente, cosa che Silente non ha mai fatto, è sempre stato un protagonista principale e che agiva magari anche in modo silenzioso, ma agiva e come, aveva sempre tutto sotto controllo. Un Silente che si lascia trascinare anche dagli eventi, che non agisce effettivamente e che quando agisce lo fa in un modo un po' malsano, e non è Silente. Silente cerca sempre di fare il bene, di fare la cosa giusta, in questo film invece non lo fa, si lascia un po' andare e ci poteva stare magari presentare anche un Silente un po' più così trasandato, che in questo momento della sua vita subisce un po' di più invece di cercare di essere forte, però dovevano propormelo in tutt'altra maniera, non in questo modo. Questo è quanto, io non so quanto verrà lungo questo video, non ho parlato tantissimo, ma penso di aver centrato i punti principali. Poi ci sono tante altre piccolezze che magari dirò in qualche live o magari anche nei commenti o sui social, se me ne ricorderò, però penso più o meno di aver detto tutto. Non ho neanche più tanta voglia di parlare di questo film, cercherò di dimenticarlo anche se non posso, perché la saga continua e speriamo che riescano a risollevarsi. Se ci pensate, è un film che ha tantissimi problemi e più adesso penso al film più potrei dire cose, però non voglio poi risultare troppo prolisso, non voglio veramente andare a cercare il pelo nell'uovo. Le cose principali penso di averle beccate. Se, come spesso accade, mi sono dimenticato qualcosa, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere, e magari ve lo farò sapere anche io se me ne ricorderò. Ditemi la vostra, creiamo una bella discussione, qua ci sono tante cose da dire, ovviamente sempre in maniera pacifica, si sta parlando di un film, e direi che ci vediamo in un prossimo appuntamento. Con l'amaro in bocca, purtroppo, vi saluto. Ciao a tutti!